Ciao a tutti! Ormai ho il mio aiutante di fiducia per fare i video, perché ogni volta che vede che mi preparo per appunto girare un nuovo video, continua: ciao a tutti, ciao a tutti! E quindi rimane qui finché mai non si stufa, eh? Allora, il video di oggi in che cosa consiste? Consiste negli acquisti che ho fatto all'IKEA ieri. Ho tutto dentro questa scatola, anzi sono due scatole impilate, acquisti anch'esse, e direi di iniziare. Ho preso un po' di cosine. Aspetta, amore, questo li mettiamo qua. Ok, ho preso un po' di cosine per sistemare la cameretta di Pietro perché la sto un attimo rivedendo. Stiamo togliendo il fasciatoio perché ormai lo usiamo poco. E sono appunto entrati nuovi giochi e per evitare troppa confusione, perché comunque la cameretta di Pietro non è tanto grande, stiamo un attimo rivalutando, ristudiando un po' gli spazi e quindi ho preso qualcosina anche per la sua organizzazione della cameretta. E poi ho preso qualcosina per la casa, insomma, vi faccio vedere. Allora, appunto, in primis ho preso i due coperchi delle due scatole. Questi sono la Vessula, quindi sono le scatole. Allora, i coperchi costano 2,50 l'uno e le scatole, che sono quelle quadrate, costano 5,99 o 6,99, sempre della stessa linea, se non sbaglio. Comunque poi ve lo dico. Sì, sempre Vessula si chiamano. Poi, vabbè, questa è una federa di un cuscino che mi ha chiesto una mia amica di prenderle e questa è l'Ottil, molto carina con praticamente c'è cioè, il disegnino con tutti i pallini, molto carini, colori neutri, azzurrino, grigio, insomma così. Poi ho preso un bel po' di queste cornici, allora due di queste dimensioni che sono le Nitya. Nitya, ma non so come si legga. Allora, queste sono singole, sono più grandine, sono le 18x24 cm, ne ho preso due. Poi ho preso tre di queste invece, 13x18, che costano 1,50 euro alla confezione, quindi sono 2,46, mentre queste qui più grandi costano 1,99 all'una. Perché voglio continuare la parete dietro il divano mettendo le foto ad incastro, insomma, ne ho già messe 4 cornici e voglio continuare e quindi ho preso queste. Poi invece ho preso anche due di queste bianche, quindi sono 4, perché voglio fare un DIY e quindi un do it yourself, un fai da te. Che magari vi farò vedere più avanti. Queste le ho prese più piccole, le ho prese 10x15, sono carinissime. Poi ho preso due di questi plaid della Polarvide, si chiamano, e costano 3,50, 3,99, ora non mi ricordo, comunque pochissimo. E li ho presi grigi perché per proteggere il divano utilizzo anche questi plaid così che sono facili da lavare, si asciugano in fretta. Avevo già quelli da 2,50 euro bianchi con i ghirigori grigi. Per cambiare abbiamo preso due di questi qua. Poi ho preso un bel po' di candele. Allora, della linea Sinlig. Abbiamo preso questa con l'arancia, questa qua. Ho preso le medie che costano 2,99, se no, sì, 2,99 e hanno una durata di 40 ore, quindi mi
piacciono e visto che adesso andiamo incontro alla stagione fredda, ho deciso di prenderne un pochino. Poi ho preso sempre della Sinlig, questi 2, 4, 6, 12 sono, sì, lumini praticamente però profumati, cocco e menta. Ho provato queste e della stessa fragranza ho preso anche la candela come l'altra, quella media. Buonissima, mi piace un sacco. Poi ho preso questa qui che è più floreale. Sì, decisamente, però non stucchevole come profumazione. E poi ho preso quelle frutti rossi, fragola, sì, frutti rossi. E poi hanno fatto le nuove candele, almeno io l'ultima volta che ci sono stata non le avevo viste, un po' stile, se vuoi, tra virgolette, Yankee, perché ha il tappo e questo c'è il disegno del trucco, del fard. Però il profumo era molto molto delicato. Se no ce n'erano altre due profumazioni se non erro, però tra le tre mi piaceva di più e questa costa 2,79, però è anche il tappo. Poi io non so voi, però di quelle piccole soprattutto io una volta terminata la candela, di solito riutilizzo, o almeno non di tutte, però di alcune riutilizzo poi il recipiente e questa con il tappo potrebbe sicuramente diventare un porta qualcosina, che ne so, porta gioie, porta orecchini. Comunque un vasetto carino da tenere magari, che ne so, in bagno, sul comò, in camera. Insomma, mi piaceva l'idea. E appunto poi abbiamo preso le due scatole, ovviamente verdi, eccoli qua, che hanno però le rotine sotto e quindi sono molto comode anche per Pietro, così se le porta un po' in giro. Sempre nella stessa giornata ho fatto anche incetta da Yankee Candle e ho preso una giara media e due tarte, che magari vi metto la foto. Insomma, sì. Ci stiamo preparando alla stagione quella fredda dove è bello avere la candela accesa che profumi la casa, insomma un po' di atmosfera. Basta, a IKEA ho preso questo, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se anche voi vi date la pazza gioia quando andate IKEA e fatemi sapere se vi è piaciuto il video, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!